Bentrovati in aggiornamento per il fine settimana. Diamo uno sguardo alle ultime emissioni modellistiche che ci confermano un importantissimo cambiamento sullo scacchiere europeo. L'alta pressione difatti si sposterà ulteriormente verso ovest e metterà i suoi massimi, pensate, in aperto Atlantico e favorirà la discesa di questa massa d'aria più fredda dalla Scandinavia, dal nord Atlantico, nel cuore del vecchio continente, isole britanniche, Francia, Germania. Qui innescherà una vasta zona di bassa pressione in quota che richiamerà anche sull'Italia correnti molto molto miti dai quadranti meridionali, dal cuore del Mediterraneo verso le nostre regioni. E quindi attenzione, perché già nel weekend aumenteranno un po' le nubi, delle piogge potrebbero arrivare in particolar modo al nord e sul medio alto Tirreno, Sardegna, ma insomma un po' tutta l'ultima parte di ottobre sarà a rischio piovaschi, acquazzoni, temporali su alcune località, soprattutto la parte più occidentale della nostra penisola. Da valutare invece un possibile peggioramento se arriverà sul lato Adriatico e l'estremo sud, qui con queste correnti dovrebbero essere meno interessate. Comunque la nota saliente sarà la porta atlantica che si apre da ovest e l'arrivo di vere piogge autunnali al nord ovest. Dettagli, approfondimenti ulteriori come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.